ignorate, fratelli. Parlo a gente che conosce la legge, che la legge ha potere sull'uomo per tutto il tempo che egli vive. Infatti, la donna sposata, per legge, è legata all'uomo finché questi vive. Ma se l'uomo viene a morire, essa rimane sciolta dalla legge che la lega all'uomo. Perciò, se, essendo vivo l'uomo, si dà ad un altro uomo, viene dichiarata adultera. Se invece viene a morire l'uomo, è libera dalla legge, in modo da non essere adultera se si dà ad un altro uomo. Così, fratelli miei, anche voi siete stati fatti morire alla legge in forza del corpo di Cristo, per essere dati ad un altro, a colui che è risorto da morte, perché portiamo frutti degni di Dio. Quando infatti eravamo in balia della carne, le passioni che inducono al peccato, rese efficaci dalla legge, agivano nelle nostre membra, facendoci portare frutti degni di morte. Adesso invece siamo stati sottratti all'effetto della legge, morti a quell'elemento di cui eravamo prigionieri, affinché serviamo a Dio nell'ordine nuovo dello spirito e non in quello vecchio della lettera. Che diremo allora? La legge è peccato? Non sia mai detto. Ma io non conobbi peccato se non attraverso la legge. Non avrei infatti conosciuto il desiderio passionale se la legge non dicesse non desiderare. E il peccato, trovato un punto di appoggio mediante il comando, ha suscitato in me tutti i desideri passionali. Il peccato, infatti, senza la legge, è morto. Ma io un tempo senza la legge vivevo. Ma venuto il comando, il peccato si destò a vita, ma io morii. E il precetto che doveva darmi la vita divenne per me causa di morte. Il peccato, infatti, trovato un punto di appoggio, per mezzo del comandamento mi sedusse e per suo mezzo mi uccise. Quindi la legge è santa, il comandamento è santo, giusto e buono. Ciò che è buono divenne morte per me? Non sia mai detto. Ma il peccato, per manifestarsi peccato, per mezzo di ciò che è buono, opera in me la morte, per diventare peccaminoso al massimo per mezzo del comandamento. Sappiamo infatti che la legge è spirituale, io invece sono di carne, venduto schiavo del peccato. Non capisco infatti quello che faccio. Non eseguo ciò che voglio, ma faccio quello che odio. E se faccio ciò che non voglio, riconosco la bontà della legge. Or non sono già io a farlo, ma il peccato inabitante in me. So infatti che non abita in me, e cioè nella mia carne, il bene, poiché volere è a mia portata, ma compiere il bene no. Infatti non faccio il bene che voglio, bensì il male che non voglio, questo compio. Or se faccio ciò che non voglio, non sono già io a farlo, ma il peccato che abita in me. Trovo infatti questa legge, che quando voglio compiere il bene è il male che incombe su di me. Mi compiaccio della legge di Dio secondo l'uomo interiore, ma vedo una legge diversa nelle mie membra che osteggia la legge della mia mente e mi rende schiavo alla legge del peccato che sta nelle mie membra. Uomo infelice che sono! Chi mi libererà dal corpo che porta questa morte? Grazie a Dio per mezzo di Cristo nostro Signore. Dunque allora io stesso da una parte con la mente servo alla legge di Dio, dall'altra con la carne servo alla legge del peccato. Ma ora non c'è nessun elemento di condanna per coloro che sono uniti a Gesù Cristo. Infatti la legge dello spirito della vita in Gesù Cristo ti liberò dalla legge del peccato e della morte. Ciò che infatti era impossibile per la legge, ciò in cui essa era debole a causa della carne, è stato reso possibile. Dio, avendo inviato il proprio Figlio in uno stato di affinità con la carne del peccato e per il peccato, condannò il peccato nella carne, affinché ciò che è giusto nella legge trovasse il suo compimento in noi, che non ci regoliamo secondo la carne, ma secondo lo Spirito.
Coloro infatti che sono secondo la carne pensano e aspirano alle cose proprie della carne. Quelli invece che sono secondo lo spirito pensano e aspirano alle cose proprie dello spirito. Le aspirazioni della carne conducono alla morte, mentre le aspirazioni dello spirito sono vita e pace. Poiché i desideri della carne sono in ostilità verso Dio, non si sottomettono alla legge di Dio, né lo possono fare. Pertanto, coloro che sono nella carne non possono piacere a Dio. Ma voi non siete in relazione con la carne, ma con lo spirito, dal momento che lo spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo spirito di Cristo, non gli appartiene. Se poi Cristo è in voi, il corpo è morto a causa del peccato, ma lo spirito è vita in vista della giustificazione. Or se lo spirito di colui che resuscitò Gesù da morte abita in voi, colui che resuscitò da morte Cristo Gesù darà la vita anche ai vostri corpi mortali, in forza dello spirito che abita in voi. Perciò, fratelli, non siamo debitori verso la carne, così da vivere secondo la carne, poiché se vivrete secondo la carne, morrete. Se invece con lo spirito ucciderete le azioni del corpo, vivrete. Infatti, tutti coloro che si lasciano guidare dallo spirito di Dio sono figli di Dio. Non riceveste infatti uno spirito di schiavitù da essere di nuovo in stato di timore, ma riceveste lo spirito di adozione a figli, in unione con il quale gridiamo Abba, Padre. Lo Spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio. Se figli, anche eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo, purché soffriamo insieme a Lui, per poter essere con Lui glorificati. Penso infatti che le sofferenze del tempo presente non hanno un valore proporzionato alla gloria che si manifesterà in noi. L'attesa spasmodica delle cose create sta infatti in aspettativa della manifestazione dei figli di Dio. Le cose create, infatti, furono sottoposte alla caducità non di loro volontà, ma a causa di colui che ve le sottopose, nella speranza che la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione, per ottenere la libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo infatti che tutta la creazione geme e soffre unitamente le doglie del parto fino al momento presente. Non solo essa, ma anche noi che abbiamo il primo dono dello Spirito, a nostra volta gemiamo in noi stessi, in attesa dell'adozione a figli, del riscatto del nostro corpo. Fummo infatti salvati nella speranza, ma una speranza che si vede non è più speranza. Chi infatti spera ciò che vede? Ma se noi speriamo ciò che non vediamo, stiamo in attesa mediante la costanza. Nello stesso modo anche lo Spirito, coadiuvandoci, viene in aiuto alla nostra debolezza. Infatti noi non sappiamo che cosa dobbiamo chiedere convenientemente, ma è lo Spirito stesso che prega per noi con gemiti inespressi. Ma colui che scruta i cuori sa quali sono i pensieri e le aspirazioni dello Spirito, poiché intercede per i santi secondo Dio. Sappiamo poi che per coloro che amano Dio tutto confluisce in bene, per coloro che secondo il piano di Dio si trovano ad essere chiamati. Poiché coloro che da sempre Egli ha fatto oggetto delle sue premure li ha anche predeterminati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo, affinché Egli sia il primogenito tra molti fratelli. Coloro che predeterminò anche chiamò. Quelli che chiamò, questi anche giustificò. Quelli poi che giustificò anche glorificò. Che diremo riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, chi potrebbe essere contro di noi? Lui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato in sacrificio per noi tutti, come non ci darà in dono insieme a lui tutte le cose? Chi si farà accusatore contro gli eletti di Dio? Dio che li dichiara giusti.
chi li condannerà? Gesù Cristo che è morto, anzi che è risuscitato, lui che siede alla destra di Dio, lui che intercede in nostro favore. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? La tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, i pericoli, la spada. Secondo quanto sta scritto, per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno. Fummo reputati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose, noi stravinciamo in grazia di colui che ci amò. Sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né potestà, né presente né futuro, né altezze né profondità, né qualunque altra cosa creata potrà separarci dall'amore che Dio ha per noi in Cristo Gesù nostro Signore.